Deco Industria. Lucci Trasporti e Spedizioni SRL, sede operativa via Bondi numero 15, zona Bassette a Ravenna, telefono 0544 45 48 53, email lucci.trasporti@libero.it. Terre Cevico vi invita a visitare l'Enoteca Terre Cevico, via Fiumazzo 72, a Lugo, ed anche il suo nuovo punto vendita dentro Fico, fabbrica italiana contadina, a Bologna. Gruppo Consar, da oltre 40 anni radicato sul territorio e anche in tutta Italia con magazzini logistici, piazzali e depositi. Opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla City Logistic, offrendo anche molteplici altri servizi professionali alla grande industria e attività locali, operando attraverso un sistema di qualità certificato. Gruppo Consar è sinonimo di una solida realtà che si muove, cresce e si evolve. Ora anche con nuove sedi a Forlì e Faenza. Consar, la garanzia di un grande gruppo con cui fare tanta strada insieme. Unipol SAI Assicurazioni, Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipol SAI sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/romagnafutura. Ti aspettiamo. La forza del gruppo Consar è da sempre nella logistica e nel trasporto integrato in Italia e in Europa ed è il risultato di una lunga storia. Una storia di uomini, di investimenti, di qualificazione e rinnovamento come Consar Service, un progetto nato nel 2019 destinato alla logistica per la piccola e media distribuzione, in modo particolare nel settore dei prodotti alimentari e della ristorazione a temperatura controllata, frutto di un investimento sia di tipo strutturale, creando magazzini hub per lo stoccaggio sia a temperatura ambiente che da 0 a meno 20 gradi di merci palletizzate, sia di tipo organizzativo, coordinato da un nuovo dinamico gruppo di giovani operatori. Ancora una volta, la forza, l'esperienza, la professionalità e ora l'innovazione del gruppo per percorrere assieme il futuro del trasporto. Consar Service. Se ti chiedi come io abbia affrontato oltre 70 tra maratone e ultramaratone, tra cui la Atene Sparta Atene, 246 km, la Ultra Milano Sanremo, 285 km e 5 volte la 9 Colli Running, la risposta sta qui, qui e qui. Natura Nuova, scopri la nostra passione per i frutti della terra. Dal cuore della Romagna, frullati e polpe della migliore frutta fresca, sempre con te. Tofu, seitan, tempeh, ricchi di proteine e biologici. L'alternativa vegetale, sana e gustosa. Natura Nuova, un mondo più buono. In collaborazione televisiva con Assicop Romagna Futura, Gruppo Consar, Natura Nuova, Conad, Terre Cevico, Deco Industrie Scala, Randi Piadina, Lucci Trasporti e Spedizioni. MTB Ness è come me, fa le cose sul serio ma sempre con il sorriso. Quello che ti regala il nome dei suoi integratori. L'allenamento, la fatica, non mi fanno paura, nemmeno il buio. Yeah! Decasport Running Test, martedì 29 settembre dalle 16 alle 20. Esperti del settore running, Hoka,
Saucony, Mizuno, ASICS saranno presenti per darvi le informazioni e rispondere a tutte le vostre curiosità sulle scarpe running presso Deca Sport via Ricci Curbastro 15, Sant'Agata sul Santerno. Deca Sport infoline e prenotazioni 0545 45 41 1. Un saluto da Enrico Spada, un saluto a tutti i nostri telespettatori e tutti gli appassionati di running, di podismo. Emiliano Romagnoli e non torna Run to You, puntata numero 11, e torna al mio fianco come sempre Sabrina Sgalaberna. Ciao Sabrina. Buonasera Enrico, buonasera, ben ritrovati a tutti. Sono tanti quelli che mi dicono ci vedono online, quindi la cosa mi fa molto piacere. Ma oggi ci tengo particolarmente a questa puntata perché parleremo di un argomento molto importante, di un tema a cui siamo molto sensibili noi di Run to You, vero Enrico? Assolutamente sì, lo faremo con i nostri ospiti, uno dei quali è uno dei, diciamo, dei nostri compagni di viaggio, Raffaele Alberoni, referente del coordinamento delle società podistiche Ravennati. Ciao Raffaele. Ciao a tutti, eccoci qua, ciao, ciao a tutti. Allora salutiamo anche Vittorio Martone, che oggi non può essere con noi, ma lo ritroveremo e lo ritroverete la prossima settimana con la 12ª puntata di Run to You. E saluto invece tre ospiti graditissimi, insomma anche amici del podismo romagnolo. Saluto Angelo Antonellini, ex presidente della fondazione Dopo di Noi di Torri di Mezzano. Saluto. Grazie. Angelo. Saluto Alfredo Bagnari, presidente della podistica alfonsinese. Saluto Alfredo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno e saluto Giovanni Morgese, presidente dell'associazione Cuore Territorio, luogotenente dei Carabinieri di Ravenna. Ben arrivato Giovanni. Siamo senza voce, ma tra poco potrà inserirla. Ok, Sabrina, allora io direi che hai detto tu, parleremo di un argomento importante, sentito. Questo argomento è? Argomento è la disabilità, ma soprattutto è quello che è il coinvolgimento di persone disabili all'interno dello sport. Chiedo al luogotenente Giovanni Morgese, presidente di Associazione Territorio, intanto di accendere il microfono, forse non ci ha sentito, per favore, e di dare riaccesso al microfono. Ma stavo dicendo, si parla di disabilità, si parla della fondazione Dopo di Noi di Torri di Mezzano, grazie Giovanni, e Torri di Mezzano, che è questa magnifica fondazione nata quando Angelo Antonellini, lei che è stato intanto assessore del comune di Alfonsine, attualmente è stato sindaco del comune di Alfonsine, ma anche è stato presidente della fondazione Dopo di Noi, che lei ha visto nascere e crescere, anzi è stata molto caldeggiata da lei, quindi lei abbiamo voluto assolutamente fosse presente in questa puntata. Grazie per l'invito. Io non ho sfortunatamente contribuito a fondare la Dopo di Noi, perché è nata nel 2002 per volontà di 29 associazioni, enti, eccetera, della provincia di Ravenna, 29 soci fondatori, ed è stata aperta Torri di Mezzano come residenza 24 ore su 24 per 14 disabili, questo in aprile del 2008. Io sono entrato, subentrato nella Dopo di Noi come presidente dal 2009 al 2015. Un presidente che ha fatto la differenza, voglio dirlo, e lo dico a mio titolo personale e privato, perché insomma grazie a lei tante attività sono state rese possibili, tra cui anche quella che stiamo vedendo, che è nata in collaborazione inizialmente con la società podistica alfonsinese, che vi ha appoggiato subito in questa idea pazza inizialmente di fondare questa, di realizzare questa camminata Dopo di Noi, vero Angelo? E Alfredo Bagnari, che è il presidente della società podistica alfonsinese.
Grazie per quello che ha detto, però io non credo di essere stato, come dire, il principale attore della vita dei Torrini e della residenza dopo di noi di Torre di Mezzano. Ecco, quello che stiamo vedendo è una delle azioni, una delle iniziative più belle, più importanti, che andavano, come dire, a sottolineare quello che io ho chiesto fin dall'inizio. La prima cosa che mi ha colpito negativamente per quanto riguarda Torri di Mezzano era un cancello chiuso a chiave, e questo mi ha urtato profondamente, perché voleva dire ghettizzare dei ragazzi disabili, patologie sensoriali, intellettive, fisiche, eccetera, ma tenerli chiusi al di là del cancello voleva dire appunto ghettizzarli, isolarli. Nacque con l'amico Alfredo, che accompagnai a Torri di Mezzano questa iniziativa, anzi l'iniziativa di fare una podistica a Torri di Mezzano, che si è fatta per parecchi anni a fine di agosto, nacque appunto da una proposta fatta da Alfredo, perché Alfredo è sempre stato impegnato, oltre che nella podistica vera e propria, anche in attività sociali e culturali di grande rilevanza. Per dire, abbiamo fatto due staffette a Nagicati in Ungheria e a Strasburgo per la pace, per l'Adriatico e l'ambiente, e questo la dice lunga quanto questa associazione è impegnata nel sociale e nella cultura più in generale. E nacque questa proposta, che è andata avanti per tanti anni e che ha permesso di essere forte, ha permesso di aprire quel cancello chiuso a chiave, facendo vedere a tantissimi quella realtà e, come dire, stimolando quelle sensibilità un po' soffite, un po' occultate, che il mondo della disabilità ha bisogno di visibilità. I senza voce hanno bisogno di riprendere voce. Io credo che in quei sei anni, io ho avuto e imparato più di quello che ho insegnato e ho avuto molto di più di quello che ho dato, perché è un mondo straordinario e bisogna che lo intendiamo, e chiudo, non come un mondo a parte, il mondo degli handicappati, dei disabili, ma sono parte del mondo, è una società civile, è tale quando sa dare voce ai senza voce, quando sa mettere a disposizione di tutti i cittadini, diversi come tutti, ce l'ho dietro le spalle, diversi come tutti, a tutti i cittadini, di mettere in campo le loro potenzialità e il meglio di loro stessi, e soprattutto di dar voce a quelli che la voce non ce l'hanno, e i disabili in massima parte sono cittadini senza voce, e tante famiglie sono nella disperazione più totale. Esattamente, Angelo, infatti vorrei fare intervenire anche Alfredo, che ha accolto questa, non pasta, ma giustissima invece idea di aprire i cancelli e di portare così il podismo all'esterno di questa loro struttura e farci anche una festa che i ragazzi attendono di anno in anno, anzi sono diventati nostri amici, ci vogliono assieme a loro, vogliono ballare, cantare assieme a noi, sono un bellissimo modo di coinvolgerli, ma soprattutto di ricevere noi, sicuramente, come ha detto lei, Antonellini, molto di più di quello che si dà a loro, diversi come tutti, perché tutti siamo diversi e nella nostra diversità, insomma, è bello anche per questo il mondo, è vero Alfredo? Sì, questo è vero, ma io colgo l'occasione appunto per ringraziare Angelo per averci dato questo spunto di collaborazione, appunto per portare al di fuori dei cancelli di questi ragazzi che per loro è una giornata in cui loro sono come noi. Questo credo che siano i punti fondamentali in cui noi come società abbiamo subito aderito, ce lo siamo messo a cuore, l'abbiamo portato avanti dal 2011 sino all'anno scorso. Quest'anno doveva essere il decimo anniversario.
che mi dispiace che non sia potuto fare questa festa assieme a questi ragazzi, perché è una cosa che la sentono col cuore, quello di rapportarsi, di stare assieme a noi. Io ne ho alcuni che quando mi vedono che mi dicono: tu sei il mio babbo. Queste sono parole che ti colpiscono il cuore, ecco. Per noi che siamo sempre dentro l'associazionismo, il volontariato, queste cose le senti tanto. Come ovviamente mi fa piacere questo... che... Dicevi? No, vai avanti, Alfredo. Volevo dire che noi l'abbiamo portato avanti dal 2011. Gli ultimi due anni, siccome ci facevamo una mano di varie società del comitato, gli ultimi due anni li abbiamo portati avanti assieme al coordinatore del centro della politica. Ed è stato un ulteriore sforzo e coinvolgimento appunto del mondo podismo, del podismo assieme a questi ragazzi qui. Questa è una cosa importante, come voglio ringraziare anche tutte le band che hanno fatto parte di questo, perché ogni anno mettevamo anche musica, il gruppo Ballerini Mille Luci, che per diversi anni sono venuti a fare feste assieme a loro. Tutte persone che hanno creduto in questo progetto, che grazie ancora ad anni mi sta portato oggi dal 2011. Grazie Alfredo, stiamo vedendo proprio i ragazzi che, come dicevamo, con noi hanno coltivato, come con tutti quelli che partecipano, una grande amicizia. E Antonio, che a cui piace cantare, altri piace ballare, insomma. Anzi, sono rimasta impressa, mi è rimasto impresso proprio il fatto che, ad esempio, Antonio apprezzava l'anno scorso la possibilità di poter ballare meglio perché aveva risolto un problema ai piedi. A volte noi, vedete, facciamo delle cose dando poco senso a ciò che stiamo facendo, invece loro danno un gran valore anche alle piccole cose che riescono ad ottenere anche lungo un anno, insomma, guardateli, sono eccezionali e credo che questa fondazione vada sempre più aiutata. Colgo l'occasione per ringraziare, ma mi prendo la responsabilità di avere chiamato in studio io Angelo Antonellini, perché è stato il presidentissimo per antonomasia, ma di ringraziare anche l'attuale presidente, di ringraziare la direttrice, di ringraziare la responsabile presidente della cooperativa sociale San Vitale Romina, Maresi, cara amica, una grande persona che si sta adoperando molto per l'inserimento di questi ragazzi, ma vorrei parlare in ultimo delle immagini, che tra le immagini che abbiamo visto, anche di una consegna, di una busta, sempre grazie anche all'intervento negli ultimi anni del comitato podistico, del coordinamento podistico Ravennate. E per questo c'è presente Raffaele Alberoni, che ne è il nostro referente e che ci potrà dire di più di come ha colto questa iniziativa, di come hanno aderito tutte le società che già davano comunque una mano ad Alfredo. Però insomma Alfredo ha voluto aprire ancora una volta le braccia e le porte ancora di più, Angelo Vero, di questa fondazione Dopo di Noi. Anch'io quel cancello lo voglio vedere sempre più spesso aperto. Sì, allora intanto vedendo le immagini che scorrevano ci sono alcune cose che fanno un po' male, parto da questo, che è la nostra socialità, gli abbracci, le strette di mano, il voler ballare assieme, tutte cose quindi positive che in questo momento purtroppo non riusciamo a farle. E questo punto lascia un po' la cosa così, ci lascia un po' male, ma non è una fine, è un continuo, perché noi prima o poi saremo pronti. La busta, io in realtà la chiamo il sacchettino, perché quello che succede in questo caso specifico, perché in realtà noi come coordinamento podistico e WISP partecipiamo a tante iniziative di solidarietà, poi ve ne dico un'altra a cui ci tengo in maniera particolare perché è stata l'ultima in ordine di tempo, ma che è pari alle altre. Dicevo che noi quando facciamo questi eventi sportivi, uno scopo comunque è anche fare delle cose effettive che si vedono, quindi il sacchettino dei soldi, detto chiaramente, perché noi fra le varie
le spese, come si suol dire, e poi tutto quello che è il ricavato, il guadagno, la chiamiamo proprio come deve essere la cosa, in questo caso la diamo all'associazione, perché riteniamo che sia importante dare un contributo di solidarietà molto forte e far sì che le varie iniziative che il centro dopo di noi riesce a fare per i propri ospiti si possa mantenere e continuare. Girando anche solo nel parco che hanno lì si vedono tante cose, e questo non fa altro che, Antonellini parlava di porta chiusa, io dico, aggiungo questo concetto di porta che non deve essere chiuso, anche una normalità. Io lì ho visto cose normali, ho visto anche molta ironia nelle frasi sul lotto, su queste cose, ma questo vuol dire solo una cosa, che sono persone uguali a noi, hanno qualche difficoltà perché purtroppo la vita è quella che è, ma noi non li facciamo sentire soli, e questo l'abbiamo visto proprio di concreto in quel caso. Ecco, aggiungo, ed è la cosa che volevo dire, cioè noi come Podismo da sempre i nostri volontari partecipano al volontariato di altre associazioni. Spesso i nostri soci sono soci anche di altre associazioni dirette, quindi c'è una commistione che va avanti sempre. Ecco, voglio farvi vedere una cosa che ci tengo tantissimo, lo so prima in ordine di tempo, questo non perché c'è il mio nome, anzi guarda lo copro, che si vede solo cittadino solidale speciale 2020, dicevo l'ultimo in ordine di tempo perché proprio, ecco, questa è la foto bellissima, sabato mattina sono orgoglioso di aver rappresentato la WISP alla giornata del volontariato, perché è stata anche in questo caso una festa fatta in toni minori, però si è voluto premiare quello che il coordinamento podistico WISP insieme a Cuore Territorio, insieme a Terzo Modo Onlus abbiamo fatto quest'inverno durante il lockdown in maniera così, senza troppa esaltazione, ma abbiamo voluto fare delle buone azioni, le chiamo così, che si sono concretizzate con sia aiuti economici ma anche materiali di persone che hanno grossi bisogni. E il concetto è questo: l'unione fa la forza sempre, e questa è stata una grossa soddisfazione, avere quello che qualcuno può chiamare un pezzo di carta, in realtà è un grosso riconoscimento di quello che abbiamo fatto, e dobbiamo continuare su questo passo. Grazie Raffaele, vorrei tornare un attimo a parlare di volontariato, di grande impegno, coinvolgendo Giovanni Morgese, che è il presidente dell'associazione Cuore Territorio, luogotenente anche dei Carabinieri, ognuno ha una vita normale di attività e lavorativa, questa è una grande attività lavorativa che salutiamo con piacere. Buongiorno a tutti. Ringraziamo per il loro anche compito che svolgono tutti i giorni, insomma giornalmente, per quanto riguarda l'ordine pubblico. Sappiamo che il luogotenente Giovanni Morgese ha svolto un'operazione molto importante nei giorni scorsi per la nostra zona, quindi lo ringraziamo anche della tutela del territorio, ma con lei vogliamo parlare di Associazione Cuore Territorio. Se Raffaele mi ha parlato di questa importante giornata dedicata al volontariato e questa foto in cui lui rappresentava delle associazioni e il volontariato, e lei invece assieme anche al coordinamento podistico Ravennate avete fatto molta beneficenza lungo il periodo di quarantena e il periodo appunto Covid 2020, scusate. Diciamo che come associazione, grazie agli associati, abbiamo contribuito insieme al WISP, quindi al carissimo amico Alberoni, in cui ci accomuna il senso di volontariato senza nessuno scopo. E devo dire che è stato interessante, insomma, abbiamo avuto i medici che hanno fatto la loro parte nel periodo Covid, aiutando chi si sentiva male anche a livello telefonico, abbiamo avuto i nostri psicologi che si sono dati da fare, tipo la Francesca Siboni, insomma, sono messi a disposizione della collettività proprio per frenare questi attacchi di panico che la chiusura ha creato nella società. Ma abbiamo fatto di più, grazie a un'idea lanciata sulla nostra piattaforma WhatsApp, con Alberoni ci siamo trovati subito in sintonia, e grazie ai nostri associati abbiamo coinvolto non solo per la distribuzione dei viveri i nostri soci, ma abbiamo coinvolto altre associazioni come il Terzo Mondo, in cui devo spendere una parola per il presidente della Onlus Terzo Mondo, Charles
Tieng mi deve perdonare perché il suo cognome per me è complesso da pronunciare. E ci ha fatto sentire vivi, insomma, già ha fatto un lavoro che mi dà molta soddisfazione perché comunque il mio lavoro mi permette di fare volontariato attivo quando soccorriamo le persone. A maggior ragione poi mi completa questa possibilità di aiutare gli ultimi, insomma, questo fatto di salvaguardare le persone deboli, le fasce deboli come lavoro e di aiutare gli ultimi che non hanno la possibilità di mangiare, insomma, quando si tocca il portafoglio, quando si toccano le famiglie, no, mi crea commozione e quindi poter contribuire a fare queste donazioni per le reti urgenti, per il Terzo Mondo Onlus, per le parrocchie che si sono prodigate a distribuire e a individuare le famiglie in difficoltà, è stata una bella missione. Oltre alla grande Teodora Run per la corsa, di aver fatto con Alberoni anche questo passaggio importante mi ha particolarmente reso felice. Non ho potuto partecipare alla premiazione perché l'ho impegnato per lavoro, però ci è andato il Iervolino che si è attivamente prodigato insieme a me, a Nare David, a Carlo Serafini e tante altre persone a reperire materiale poi da distribuire, perché voi dovete sapere che a noi interessavano anche i canili, insomma, gli animali, io sono molto animalista e quindi abbiamo portato il mangiare anche a loro nei momenti di crisi. Abbiamo accettato insieme ad Alberoni questa sfida e abbiamo portato aiuto a chi mi ha richiesto, sia come persone che come animali. Io credo che sia a 360 gradi l'impegno di Cuore Territorio insieme a queste due associazioni molto importanti, e parlo di Terzo Mondo Onlus e la WISP, insomma, Raffaello Alberoni con il suo agglomerato di attività sportiva che corriamo ma però aiutiamo, che è uno bello slogan, insomma. Esatto, non solo Alberoni ma tutto il coordinamento delle società podistiche ravennati che hanno dato veramente un contributo notevole. Da quanto mi risulta Alberoni le rappresenta tutte, Teodora Ravenna Run è una di queste di cui fanno parte poi tutte le società appartenenti al coordinamento o gran parte. Però insomma è stata una grande operazione, Enrico, e so che siamo stretti con i tempi, vorrei far salutare, aggiungere qualcosa. Stretti, siamo lunghi con i tempi, vogliamo sì, far siamo salutare... stretti perché siamo lunghi. No, più che altro vogliamo far salutare Angelo Antonellini e Alfredo Bagnari e dare appuntamento al prossimo anno, no? Angelo? Angelo, ecco. Ho attivato il microfono che l'avevo spento. Certo, mi è dispiaciuto molto che per quest'anno qui, sfortunatissimo per il virus maledetto, non si è potuta fare l'iniziativa, però spero bene che il prossimo anno si ripeterà e ci sarà quella festa fantastica, tutti insieme, tutti diversi ma tutti insieme, per mettere sul tavolo e in campo quelle sensibilità che il nostro territorio, la nostra gente, i nostri concittadini hanno. Ecco, questa è un'iniziativa straordinaria, bellissima, che va letta e va continuata. Va letta fra le righe, perché a volte c'è da leggere fra le righe anche con coraggio e a viso aperto. Spero bene che il prossimo anno si possa ripetere con il contributo bellissimo della podistica di Alfonsine, che ha oltre 40 anni e che non ha corso solo con le gambe, ma spesso sa correre anche col cuore. E non è retorica, non è ipocrisia, ma così è. Grazie per avermi invitato. E buon proseguimento. Grazie a lei, Angelo Antonellini. Vorrei fare un saluto anche ad Alfredo e a far aggiungere qualcosa a Raffaele Alberoni, che sicuramente chiuderà più degnamente di me. Sì, anch'io mi auguro che il 2021 si possa ripetere queste straordinarie iniziative. Io purtroppo adesso corro col cuore, non più con le gambe. E quindi l'augurio proprio che il 2021 ci possa portare a incontrarci con questi ragazzi. Naturalmente io parlo di come podista, ma
attualmente io spero che anche il coordinamento sia di supporto a noi, ma come coordinamento per portare avanti questa esperienza fatta in questi ultimi due anni. Grazie Alfredo, e passiamo velocemente la parola ad Alberoni e poi passiamo al prossimo blocco. Velocemente prendo la palla al basso da Alfredo, che il podismo ci deve essere, c'è sempre stato, non c'è in questo momento perché è fermo per via di normative, ma ci sarà sempre da una mano, quindi ringrazio tutte le società. Poi si rischia di fare dei permali, ma di dimenticarsi qualcuno, io non mi voglio dimenticare di Tondini Francesco e Beniamino Morgagni, che durante il lockdown fisicamente hanno fatto tutto il lavoro di logistica e raccolta dei beni in collaborazione ovviamente con Cuore Territorio, trasportali eccetera. È stato fondamentale e prestoso il loro lavoro, perché in quel momento in cui eravamo tutti quanti chiusi in casa, loro invece si sono prestati a fare questo grande lavoro di cuore, di solidarietà, che ha dato sollievo a qualche famiglia che effettivamente, lo sottolineo, aveva veramente bisogno. E ci siamo stati e ci saremo. Grazie Raffaele, grazie ad Alfredo Bagnari, a Giovanni Morgese, ad Angelo Antonellini, Raffaele Alberoni invece lo invitiamo a rimanere con noi e invitiamo tutti voi a rimanere con noi per i campioni di corsa. Faniel Gebreiwet è il campione del presente, che ci racconta Daniele Menarini, direttore di Correre. Ha ottenuto un risultato straordinario nelle ultime settimane, dunque andiamo a sentire, a farci raccontare questo grande campione del presente del podismo italiano. Bene, torniamo con Daniele Menarini a parlare dei campioni di corsa e vi raccontiamo ogni settimana un grande campione, un grande atleta, e oggi vogliamo scoprire, conoscere un atleta che si chiama Eob Gebreiwet Faniel, non voglio sbagliare, ho dovuto leggere, però Daniele, vuoi presentarci questo grande esponente del podismo italiano? Sì Enrico, molto volentieri, ben ritrovati a tutti gli amici che ci seguono. È una puntata inevitabilmente diversa, perché dopo due puntate fatte con le due pietre miliari della maratona, i due più grandi maratoneti italiani, questa volta parliamo di presente ma soprattutto di futuro, quando andiamo a parlare, come già ricordato da Enrico, di Eob Faniel Gebreiwet. Perché? Perché lui è il nuovo primatista italiano, il primatista italiano di maratona, con il tempo fatto a Siviglia in febbraio, praticamente pochi giorni prima che il mondo e l'Italia soprattutto si fermassero per via del Covid-19, 2 ore 7 minuti 19 secondi, che significa 3 secondi di meno del primato di Stefano Valdini, 2:07:22, un primato che resisteva già da moltissimo tempo, fatto a Londra nel pieno della carriera di Stefano. Questo si apre al futuro di questo ragazzo, ma soprattutto Faniel è l'esempio di una cosa che sta accadendo molto nell'atletica italiana e che è già accaduta in altre nazionalità: l'arrivo di nuovi italiani, di persone che sono nate in altri posti, nel nostro caso soprattutto nel continente africano, e che per motivi della propria vita sono venuti ad abitare e a vivere qui, e qui da bambini hanno cominciato a essere italiani a pieno titolo e a scoprire l'atletica anche come forma di, non dico di riscatto sociale, ma comunque di contributo alla propria identità. Nel suo caso si sono mossi una serie di allenatori che hanno capito prima di tutti l'importanza e il valore di questo ragazzo. Tra questi, un ruolo di grande animazione e coordinamento l'ha svolto Giancarlo Chitolini, che gli appassionati conoscono soprattutto come allenatore di Alessandro Labruschini, ma che è una persona che a livello tecnico ha dato tanto all'atletica italiana. Adesso attualmente Faniel è allenato da un grande maratoneta di un recente passato, Ruggero Pertile. Anche Ruggero, come Stefano Baldini, in qualche modo si è sentito in dovere di restituire il tanto che ha avuto dall'atletica, lui che ha vestito tante volte la nazionale, e al termine della carriera da atleta ha cominciato quella da allenatore, e Faniel è praticamente il suo gioiello. È stato Ruggero a preparare l'allenamento che ha portato Faniel al record italiano a Siviglia, ma da questo punto in poi la pagina di Faniel è tutta da scrivere. Quello che mi piaceva sottolineare
è questa realtà in crescita. Molte delle migliori espressioni dell'atletica italiana sono italiani di nuova generazione, italiani che arrivano con un nome che racconta di un passato spesso difficile, spesso fatto anche di momenti molto difficili. Dall'Eritrea Faniel è arrivato e ha cominciato a fare i lavori più umili pur di trovare una propria collocazione, una propria identità. Altri esempi di questo tipo sono nel mezzofondo quelli di Emma Crippa o quelli di Ioane Schiappinelli, ma non soltanto, e ce ne sono davvero tanti. E in questo diventiamo moderni, perché in fondo non sono nulla di diverso di quello che possono vantare la Gran Bretagna o gli Stati Uniti quando i loro migliori tempi, alcune delle loro migliori medaglie, arrivano da atleti, ad esempio, con la pelle nera perché di origine afroamericana e quindi africana lontana nei secoli. Noi ci arriviamo adesso, come ci arriva gran parte del mondo, e siamo orgogliosi di avere atleti come Faniel, che sono italiani a pieno titolo, tant'è vero che anche i suoi più diretti competitor per la maglia azzurra nelle prossime Olimpiadi di Tokyo sono nella sua stessa condizione. Parlo ad esempio di Yassik Rassik oppure di El Fatawi. Atleti che, se li senti parlare, Enrico, parlano veneto o parmigiano, come possono parlarlo molti nostri colleghi, e quindi davvero sono italiani a pieno titolo, e mi piace sottolineare questa cosa. Però, ripeto, stiamo parlando di un atleta che, per nostra fortuna e per sua fortuna, ha più pagine da scrivere che pagine che ha scritto. Però le pagine che ha scritto, per quanto poche, perché è ancora molto giovane, sono, come vediamo, pagine di assoluto rilievo. Ecco, ti faccio una domanda che riguarda le pagine da scrivere invece. Dove può arrivare Faniel secondo te? Quale può essere il suo limite o se ne ha dei limiti? Ecco. Ho rivolto questa tua domanda giusta, Enrico, a Ruggero Pertile, il quale mi ha detto che un bel lavoro è già stato fatto sia da lui sia dagli allenatori precedenti nel convincere Faniel delle proprie possibilità, perché già il salto che lo ha portato dai precedenti europei chiusi, è chiaro, una gara di campionato europeo rispetto a una maratona privata è una cosa diversa, però dal rendimento da 2.11 e 2.10 passare direttamente a 2.7 significa un salto di qualità, sicuramente nella qualità degli allenamenti che sono stati molto più impegnativi, ma anche un salto di qualità a livello mentale, credere di poterlo fare. Secondo Ruggero Pertile, sbloccato con il 2.7.19 questo aspetto mentale, questo trovare finalmente sicurezza dei propri mezzi, può aprire a Faniel le porte del 2.6 e probabilmente del 2.5, che significa, per carità, il record del mondo è 2.1.39 e subito dopo c'è Bekele con 2.1.41, quindi stiamo parlando a livello di velocità pura di un altro pianeta maratona. Ma quando si va nelle gare dove conta anche la capacità tattica, dove conta la sicurezza in se stessi, dove conta l'esperienza di sapere qual è il treno da seguire, un po' come nel ciclismo, sapere di partire con un 2.6, un 2.5 è tutta un'altra cosa. Grazie Daniele, grazie ovviamente per averci raccontato di questo campione del presente. Noi ci vediamo la settimana prossima con i campioni di corsa di Daniele Menarini. Seconda parte del nostro undicesimo appuntamento con Run to You. Noi salutiamo un nostro, ormai possiamo dire, amico di questa trasmissione, il capo della segreteria politica della presidenza della regione Emilia-Romagna, Gianmaria Manghi. Ben arrivato, Manghi. Saluto a voi tutti, grazie. Bene, allora Sabrina, di cosa parliamo oggi con Gianmaria Manghi? Col dottor Manghi parliamo di disabilità e di sport, però io vorrei partire intanto facendo un recall sugli eventoni, come li chiamo io, che sta organizzando e ha già organizzato la nostra regione Emilia-Romagna, che è veramente la nostra, e io sono fiera di essere emiliano-romagnola quando si lavora così bene, lo devo dire, perché è così, insomma, quando ci sono eventi di questo genere vuol dire che si sta lavorando tanto e molto bene, dal primo all'ultimo dipendente della regione. Me lo permetta Manghi, perché questo è un complimento che vi devo fare a priori. Sono grato naturalmente di questa valutazione. Abbiamo vissuto il Gran Premio di Misano, prima tappa, domenica, il Gran Premio esattamente di San Marino, della Riviera di Rimini, con presenza di pubblico, 10.000 persone presenti, 20.000 nelle tre giornate, venerdì, sabato e domenica rispettivamente. Stamattina abbiamo fatto conferenza stampa che introduce il secondo Gran Premio, che sarà proprio Gran Premio Emilia-Romagna, con sempre la Riviera di Rimini indicata nella dizione.
e sempre domenica alla sera avremo la finale della Supercoppa di basket alla Segafredo Arena, nella quale pure abbiamo consentito con deroga per un quantitativo pari al 25% della capienza possibile l'ingresso al pubblico, e poi si snoderanno nelle prossime settimane ulteriori eventi a partire dal campionato del mondo di ciclismo, che si snoderà nelle quattro giornate che vanno da giovedì 24 a domenica 27 con le due prove a cronometro rispettivamente femminile e maschile, le due prove su strada. Il compimento sarà il 27 con eventi anche collaterali, quindi un altro evento che concluderà il mese di settembre per poi portarsi ad ottobre con tutta un'altra serie di manifestazioni di assoluto livello. Emilia Romagna quindi in grande evidenza sia dal punto di vista dei rimbalzi televisivi, di rete, che giornalistici, che di immagini in diretta, e anche con questa finestra di possibilità di ingresso del pubblico che sicuramente è molto legata anche al tema della promozione territoriale. Quindi il binomio sport-turismo vive anche in questa stagione di pandemia, perché muove comunque nel limite del possibile un po' di persone. Sport, turismo, ma soprattutto Gianmaria Manghi, parliamo anche di quello che è uno sport e turismo che include veramente tutti, non ci si dimentica di nessuno nella nostra bella regione, e per questo avremo anche ospiti nei prossimi blocchi, anche chi della disabilità e del disagio fa un plus, perché WISP sta lavorando veramente bene, sport per tutti, ma anche tante società del coordinamento ravennate, tante società del coordinamento emiliano stanno lavorando per includere sempre più nel mondo sportivo ragazzi che hanno problemi, problematici di ogni tipo, queste patologie, ma grazie allo sport riescono a fare anche a meno di quello che sono cure mediche o la classica pillola che serve insomma ad alleviarli. Gianmaria Manghi, è importante anche questo lato della nostra regione e del nostro impegno. Ma per noi è fondamentale, perché è lo sport che include, è lo sport che assicura un equilibrio sociale, facendosi ambito maturo per l'accoglienza di chi ha maggiormente bisogno. Lo sport è uno straordinario vettore per molti motivi, sicuramente anche la possibilità che dà di compimento personale all'universo della diversa abilità è qualcosa di particolarmente rilevante. Per questo motivo c'è un rapporto costante, oltre che con tutti gli enti di promozione sportiva, in particolare con il Comitato Paralimpico Italiano, Melissa Milani che è la responsabile regionale, ma anche oltre a Luca Pancalli. Ricordo che in questa regione è in costruzione il primo centro paralimpico che servirà tutto il nord Italia, a Villanova sull'Arda, che è un comune della provincia di Piacenza. Stanno partendo anche altre esperienze nel Parmense e altrove che hanno come obiettivo coniugare lo sport e la diversa abilità. Sosteniamo anche finanziariamente attraverso il bando sport diverse iniziative che hanno questo tipo di finalità, e posso anche dire che il prossimo anno è un po' lontano a venire, ma insomma ne abbiamo già parlato in questi giorni, noi ospiteremo a Ferrara segnatamente i giochi olimpici dei ragazzi down, quindi siamo dentro naturalmente la dimensione proprio anche di promozione internazionale di queste situazioni appunto del nostro vivere. Ne siamo molto lieti, proprio ieri ho avuto occasione di parlarne con il responsabile, perché chiaramente sono una di quelle frontiere che affermano, lo ripeto, la maturità degli enti e naturalmente anche di una società. Sabrina, se posso intervenire, visto assolutamente che sì, visto che parliamo del prossimo anno, Manghi, io chiedo questo. Quest'anno veramente siamo quasi ubriacati positivamente da tutti questi eventi che state organizzando qui a due passi da casa, insomma non abbiamo neanche il tempo per recuperare, che c'è subito il prossimo. State già lavorando in vista della prossima stagione per non fare in modo che tutto quel seme che state gettando oggi rimanga seme, cioè non cresca, cioè diciamo che è chiaro che un mondiale di ciclismo si può avere una volta ogni 50 anni, però
Gran Premio di Formula 1, Gran Premio di appunto della MotoGP, insomma, noi speriamo che non sia solo una tantum, o no? No, siamo in campo ovviamente per confermare quello che stiamo cercando di promuovere in questi mesi, soprattutto in questo quadrimestre che chiude l'anno solare 2020, e queste sono occasioni anche per candidarci immediatamente virtualmente al prossimo anno, cioè cercare di far bene eventi che abbiamo gestito in condizioni emergenziali vuol dire accreditarsi anche per l'immediato futuro, anche in relazione ad appuntamenti di altissimo livello come quelli ricordati ad esempio del motociclismo e della Formula 1. Ma c'è anche altro che è già in nuce, è già appunto in corso di definizione. Alcune situazioni saranno anche dei rinvii dell'anno 2020 causa Covid, quindi avremo una miscellanea di situazioni che a mio parere configureranno, così lo intravedo nell'obiettivo, un 2021 che non sarà inferiore allo straordinario 2020 che, come avete ricordato, stiamo vivendo. Tra l'altro, sarà anche qualcosa che riguarda il podismo a livello internazionale o comunque l'atletica? Ma noi stiamo lavorando adesso sulla promozione delle maratone che riusciamo a fare solo in parte. Nell'anno 2020, causa Covid, faremo le due maratone di Ravenna e di Reggio Emilia, la seconda sarà campionato italiano a dicembre, ma soprattutto l'obiettivo è quello di promuovere il brand Maratone Emilia Romagna anche all'estero per aumentare le presenze di persone che provengono da altri stati e dimensioni in un progetto triennale che nel 2021, se la pandemia ce lo consentirà, dovrebbe trovare proprio il suo primo anno di attuazione, coinvolgendo quattro maratone, oltre alle due che ho citato, anche Rimini e Parma, e anche Bologna si è affacciata con delle intenzioni molto serie. Quindi, ad esempio, sul tema appunto della maratona c'è già un lavoro in corso che ha molto a che fare con la dimensione internazionale. Così come, se noi avremo all'orizzonte delle possibilità, nell'ottica della commissione dello sport, cioè nell'ottica di quello che sarà al centro del TTG di Rimini il 14, 15, 16 ottobre 2020, quando dedicheremo 3 giorni allo sport come vettore anche di promozione territoriale, ecco, in quell'ottica lì noi cercheremo di sviluppare appunto candidature che in un matching tra domanda e offerta realizzino e compiono quello che il presidente Bonaccini ampiamente in questi anni ha cercato di radicare. Perfetto. Gian Maria Manghi, sempre ricchissimo di grandi notizie, non manca mai di soddisfare anche le domande punzecchianti di Enrico, perché lui ci tiene a avere le news, ha avuto la sua news, quindi veramente, dottor Manghi, la ringraziamo. Io la reinvito già per la prossima settimana, sicuramente lei sarà dei nostri, bucherò subito la sua agenda con la sua magnifica segretaria Mila Sansavini, che devo dire è operativa tutti i giorni, possiamo dirlo. In regione La prossima settimana Sabrina sarà pronto per salire sui pedali, Manghi, perché siamo a tiro di mondiale di ciclismo. Sono un appassionato di ciclismo da sportivo, non ho mai praticato, ma insomma sono sempre stato tifoso di qualche atleta, e mondiale devo dire con anche la Marc Ord di Adorni del 68, quindi ci saranno molteplici occasioni per emozioni sportive anche impreviste, perché l'abbiamo costruito tra il 24 di agosto e i giorni nostri, quindi in un lasso temporale che è infinitamente più ridotto, come ricordavamo ieri nel COSPI in prefettura, quello che è l'ordinario, di solito ci lavori per 6 mesi, qui ci lavoriamo per 15-20 giorni, però credo che se andrà tutto bene saremo molto soddisfatti per aver regalato una pagina di ciclismo, insomma, di quello che ricordiamo ancora appunto Adorni nel 68, chissà mai, crociamo le dita che sia la volta di Nibali, di qualche italiano in questa occasione, quindi sarebbe veramente una doppia soddisfazione. Beh, intanto possiamo dire che potrebbe essere, io punterei molto forte su Ganna, poi dopo vediamo se Nibali riuscirà, però già Ganna mi accontenterei, Manghi. Basta che sia italiano, io ho citato Nibali perché sono sempre per i campioni che... No, dicevo nella cronometro, ovviamente, lì abbiamo una carta da giocare che è molto molto importante, secondo me. Va benissimo. Va benissimo. Grazie a Gian Maria Manghi. Voglio chiudere io, Enrico, se mi permetti, perché adesso andiamo a introdurre il prossimo ospite, ma grazie a Gian Maria Manghi, veramente
a tutto lo staff della regione che lavora 24 ore quasi su 24, io lo confermo, lo metto anche per iscritto e devo dire che la nostra regione ci è veramente molto vicina. Lascio ancora in attesa Raffaele Alberoni, perché adesso, Manghi, andiamo a presentare un ospite che è un mito, corre con 6 bypass. Salutiamo assieme Lorenzo Lopreviato, è vero Enrico? Sì, allora intanto salutiamo Gianmaria Manghi e salutiamo Lorenzo Lopreviato, che è un intanto fa il consulente finanziario, però fa anche l'atleta. Lorenzo, allora intanto se riesci Lorenzo a tirare giù un po' la telecamera, perché sennò non ti vediamo. Ecco, perfetto. Va bene? Allora Sabrina, presentalo tu Lorenzo. Lo presento io, Lorenzo Lopreviato. Ci siamo conosciuti su una gara, mi ha conquistata subito per la sua grandissima voglia di vivere. Lui non si arresta neanche davanti alle malattie. Ho detto, e non scherzo, lui corre con 6 bypass, ha fatto la maratona più volte della Grande Mela, corre addirittura collegato col proprio professore che lo monitora anche spesso e volentieri in quello che è un monitoraggio cardiovascolare. Lorenzo, so che hai pochissimo tempo, sei un consulente finanziario, ma ci sono tante cose da dire. Da dove partiamo, Lori? Da dove partiamo? Partiamo dal fatto che quando uno cade, inevitabilmente pensa che crolli tutto. Invece, no, non è così. Basta avere un briciolino di forza e ci si rialza e possibilmente si cerca di rialzarsi più forte di prima. Io ero sul divano a vedere Baldini che vinceva la maratona di Atene del 2004 a 2 mesi dall'intervento e dissi un giorno anche io correrò la maratona. E l'obiettivo era poi correre le 6 più importanti, perché? Perché volevo dedicare ogni maratona a ogni mio compagno di viaggio che è attaccato nel mio cuoricino. Quindi devo dire che ci sono riuscito in 6 anni e ho avuto anche la fortuna di vivere un'esperienza, vedo che pubblicate la foto di Londra, di spingere anche un ragazzo disabile in carrozzina, che è stato uno dei momenti più belli della mia vita, perché c'era come un filo conduttore tra 2 persone che erano state poco fortunate nella vita, ma alla fine la forza di arrivare c'era tutta. Quindi devo dire che il messaggio è: non si molla mai. Poi soprattutto quello che io tengo è poter, come dire, condividere questo mio stato per mandare un messaggio di speranza, ma nel senso più ampio della parola, cioè condivisione vuol dire condono, cioè dare il dono di poter pensare positivo a tutti quelli che dicono la vita è una sfiga, è una sfortuna, non poteva andare diversamente. Invece no, siamo qua, abbiamo sdoganato col prof, che è sempre nel mio cuore in tutti i sensi, per la prima volta al mondo la trasmissione di un monitoraggio costante durante una maratona, e abbiamo visto che oggi questo esperimento che noi abbiamo fatto 10 anni fa alla Maratona di New York è cresciuto, oggi è in grado con la telemedicina di poter monitorare tutto. Penso solamente all'Apple Watch, che sarà in grado con l'ultima release non solo di fare elettrocardiogramma ma di fare anche da saturimetro. Quindi abbiamo rotto una barriera, penso alla Samantha Cristoforetti che ha provato questo apparecchio su la navicella su che di Aerospace, penso a Luca Parmitano che ha testato una maglietta che toglie il vincolo dei fili, quindi il wireless che è in grado di trasmettere il funzionamento di un cuore a migliaia di chilometri di distanza. Se pensiamo a quello che è la perdita di tempo per prenotare esami, muoversi, inquinamento con l'auto, poter, come dire, da casa fare un elettrocardiogramma e sottoporlo a un medico che è in qualsiasi parte del mondo per verificare cosa c'è che non va, credo che sia un bel messaggio. Quindi
la mia forza è questa, ecco. Sono riuscito a fare 20 maratone, più di 60 mezze maratone. Se mi avessero detto nel 2004 che dopo aver smesso con il tennis mi sarei riconvertito al running, non ci avrei creduto. E invece siamo qua e sono convinto che si possa fare ancora e ancora di più tante altre cose. Quindi... Ecco, riprendo io la parola per passarla a Raffaele e Lorenzo, dicendoti che proprio di Londra tu tra poco sarai in collegamento con Londra per lavoro. Sì. Ma che cos'è stato prof, che hai detto prof, non tutti lo conoscono, Giorgio Noera, che io voglio ringraziare e salutare, tanto romagnolo. Sì. Quindi ce l'abbiamo lui è lombardo, è romagnolo acquisito, perché lui romagnolo acquisito, però è nostro, è adesso, quindi non ce l'hai tu in Emilia, ce l'abbiamo noi in Romagna. Però vorrei passare la parola a Raffaele Alberoni, nostro coordinamento podistico ravennate, che magari ti vuole fare un invito, ne coglie subito l'occasione per portarti qua in Romagna, ma ti vuole fare anche la domanda, ti è interessato. Pronti? Allora, intanto invece guarda, faccio un'altra cosa, ringrazio te Sabrina e te Enrico, ma per un semplice motivo, perché questa trasmissione che avete fatto, grazie, mi avete dato a me, ma a tutti quanti, in modo di conoscere delle cose che immagino che tanti non conosciamo. L'operato ha parlato adesso di altissima tecnologia utilizzata per scopi sportivi ma medici, quindi pensare queste cose qui riportate al nostro famosissimo sport povero, si dice così, ma con questa altissima tecnologia, secondo me, oltre così, anche far venire un po' la pelle d'oca, bisogna dire queste cose, però vuol dire che dietro veramente ci sono tante cose. Allora, molto semplicemente, lo sport fa bene al fisico, ma a questo punto fa bene al cuore, fa bene alla testa e fa bene anche al portafoglio, perché queste, io li chiamo esperimenti, ma che non sia visto in modo negativo, però sicuramente serviranno tante altre persone di vincere la sfida, come ha detto l'operato, cioè momenti in cui ti metti in gioco con te stesso e attorno ti trovi un'equipe, una squadra di persone che credono in te stesso e sfruttano questa cosa per alleviare le sofferenze di altri, credo che sia una cosa eccezionale. Quindi ritorno all'inizio, vi ringrazio Sabrina e Enrico per aver dato modo a me, ma a tutti quelli che ci ascoltano, di imparare delle cose importantissime, di farne tesoro e di sfruttarle in maniera positiva. L'invito è questo: noi facciamo tantissimi eventi nella provincia di Ravenna, ne facciamo 225. L'occasione per qualcuno importante di avere come ospite l'operato lo troviamo, quindi coi contatti ci teniamo, e qualcosa che sia, dico, di conoscenza di queste cose, un pubblico ancora più vasto, secondo me l'occasione l'abbiamo, perché quando si parla di solidarietà, di sport, ci dobbiamo essere tutti, quindi avremo un'occasione, spero, speciale per questo. Io ringrazio e posso dare fin da ora la mia adesione, perché ripeto, la cosa più bella è poter donare agli altri quello che si ha, nel piccolo o nel grande che sia, però la cosa, ripeto, più bella che si possa fare, visto che qua siamo in prestito e di passaggio, è poter dare quello che abbiamo ricevuto anche agli altri, per far sì che prosegua sempre e non si fermi mai questa catena. Ecco, un filo che conduttore che deve continuare all'infinito. Grazie, te lo diciamo noi, Lorenzo, siamo amici da molti anni io e te, quindi grazie. Ma l'ultima curiosità, velocissima, ma sono i numeri con cui lavori tutti i giorni che ti danno tutta questa grande forza di andare avanti, percorrere? Perché ad esempio io, che ho il cuore, credo ancora abbastanza operativo, però non ho il coraggio e la forza che te, quindi ti devo dire veramente complimenti, perché sei un esempio di vita. E ricordiamo anche la campagna di cui farai parte in questi giorni, di cui so che mi volevi proprio accennare, una raccolta fondi molto importante, sì. Lorenzo, per il dono. Sì, ecco, mi rifaccio al discorso del dono, perché, ripeto, la Fondazione per il Dono cerca di aiutare tutti in maniera indistinta, quindi è importante, se ci sono dei progetti, dei programmi, basta farceli presente, perché poi col dottor Corti siamo in grado di arrivare dappertutto, quindi
questo invito è vero e siamo disponibili nel nostro piccolo a fare quello che possiamo, perché ripeto, io sono un granello di sabbia microscopico, però tanti granelli come tante gocce d'acqua riempiono le spiagge e riempiono il mare. Grazie Lorenzo, buon lavoro e salutaci Londra in diretta fra pochissimo con te. Noi okay. Allora Enrico passiamo la alle prossime. La City di Londra. Vi devo lasciare perché paradossalmente fra qualche mese Londra non farà più parte dell'Europa, ma è ancora oggi il cuore pulsante dell'economia e della finanza mondiale. Noi pensiamo a New York, ma Londra di fatto è il crocevia dove si incontrano tutte le società più importanti di investimento e da lì passiamo tutti. Poi è vero che col lavoro che faccio io sono spesso in giro a incontrare gestori in giro per tipo la Strabologna, però anche sei spesso in giro, vero? Corri anche la Strabologna, non posso, te dici la Romagna, ma la mia Emilia, la mia città, posso abbandonarla secondo te? No, Strabologna è speciale perché comunque mi ha dato la possibilità di anche lì incontrare tante persone. E vi lascio solo con questo aneddoto. Un runner che non aveva mai corso si è affiancato a me e ha detto: dai, proviamo a farlo insieme. A un certo punto mi disse: ma te vai forte, te vai come fa? Dico: guarda che dobbiamo arrivare alla fine, stai calmo, stai tranquillo. A un certo punto poi siamo arrivati e dice: ma io pensavo di non farcela, sai che mai sostenuto con il morale, e alla fine ho trovato una forza per arrivare al traguardo e sono anche contento di quello che abbiamo fatto. Per cui dico, basta aiutarsi e alla fine ce la facciamo tutti. Questo è Berlino, questo è Francesco Porto, un altro ragazzo che nella vita non è stato fortunatissimo, era un campione regionale di corsa breve, è andato a fare un controllo e gli hanno messo due bypass e abbiamo fatto la staffetta, perché io nel 2015 durante un esame sono riusciti anche a perforarmi l'intestino per non farmi mancare niente, per cui non potevo correre, e abbiamo fatto questa staffetta chiamandola 8 bypass e ci siamo divertiti, per cui dico io, nulla è impossibile, basta volerlo. E con questo abbiamo visto Lorenzo, anche Martina Grimaldi che insomma è fortissima, ma anche è un abituato a fare della fatica, insomma ha vinto anche le medaglie d'oro nella 25 km di nuoto, sì. Quindi insomma stiamo parlando veramente di un fenomeno. Io ringrazio Lorenzo Lopreiato per essere stato con noi quest'oggi, ringrazio anche Raffaele Alberoni, che ritroviamo la prossima settimana, ciao Raffaele. Invece con Sabrina Sgalaberna, dopo appunto le storie di corsa di Danny Frisoni, noi torniamo. Oggi Danny ci racconta di Gianluca Borghesi, che tutti voi conoscete molto molto bene, e quindi andiamoci ad ascoltare la storia di corsa di Danny Frisoni e poi torniamo con l'ultima parte di Run to You, 11ª puntata. Ciao. Buongiorno a tutti amici appassionati di podismo, quest'oggi parliamo di un ragazzo, un evergreen, un ragazzo che difficilmente gli si danno 40 anni. Parliamo di Gianluca Borghesi. Gianluca Borghesi è uno degli esempi di longevità agonistica più importanti del nostro territorio. Ha incominciato a correre che aveva 5-6 anni, quindi all'inizio della scuola, e ha proseguito praticamente ininterrottamente, tranne proprio fatto caso quest'anno, che si è infortunato a fine anno con la vittoria al Giro della Fabrona nel 2019, poi è successo quello che è successo, quindi non si può neanche dire che abbia perso un anno, però nonostante quello ha già subito diverse problematiche anche a livello muscolare. Insomma, se la stagione 2020 si fosse svolta tranquillamente, forse quest'anno Gianluca Borghesi avrebbe probabilmente segnato un anno sabbatico, perché in realtà insomma gli acciacchi fisici gli si sono presentati, quindi dimostra anche di avere una discreta fortuna. Parliamo di lui perché in mezzo a tante vittorie, soprattutto quando era ancora giovane, quindi
studente fino ha studiato fino all'università, è dottore con 110 e ha avuto la possibilità di fare di praticare l'atletica quasi a tempo pieno, diciamo, non diciamo da professionista perché non è mai stato in un gruppo militare o in una società di grido a livello nazionale, però comunque insomma si è tolto delle soddisfazioni allenandosi alla stregua dei professionisti, quindi tutti i giorni con dovizia di particolari. Ha seguito i consigli di diversi tecnici nazionali, fra i quali anche Giampiero Incalza, che è stato il tecnico della federazione per il settore maratona. Quindi comunque insomma ha raggiunto dei vertici assoluti in campo nazionale. In campo romagnolo invece praticamente è stato uno dei migliori di tutti i tempi e sta dimostrando di avere ancora tante cose da dire nella carriera da master, perché in pratica abbandonando l'attività assoluta ha trovato lavoro ovviamente e il tempo da dedicare allo sport è sempre meno, ma naturalmente visto che ha uno stile di vita diciamo da professionista, da atleta, comunque non lascia nulla di intentato come l'alimentazione, i massaggi, dormire quello che bisogna dormire, insomma un buon esempio anche per i giovani. Perché quest'oggi parliamo di lui? Perché il detto Nemo profeta in patria per lui non è valso. Sono in pochi infatti gli atleti, soprattutto azzurri, che si possono vantare di avere vinto gare nella propria terra. Ultimamente ad esempio è capitato a Facchinetti, Luca Facchinetti, che si è aggiudicato la Valle Pinete e successivamente la Night Run d'estate, e quindi le gare ravennate. Gianluca Borghesi è riuscito prima, con dopo tanti anni di progressione di risultati, a vincere la Rimini Verucchio, la Maratona di Rimini, due edizioni più anche una 10 miles, che era la 16 km annessa, e lo scorso anno anche la Stra Rimini. Quindi praticamente ha centrato il tris delle gare più importanti del territorio della sua città. Dico Nemo è profeta in patria perché ovviamente, come dicevo, in pochi sono riusciti a vincere le maratone, soprattutto le maratone di casa. C'è riuscito Rudy Magagnoli, sebbene sia bolognese, alla maratona di Ferrara, che è la sua città adottiva, se vogliamo così considerarla. In passato c'era riuscito anche Ruggero Pertile a Padova, però veramente si contano sulla punta delle dita queste vittorie. Gianluca Borghesi, prima di arrivare a questo pedigree, comunque ha corso, mi sembra, 5 maratone di New York, è il secondo romagnolo il terzo romagnolo di tutti i tempi, con i tempi di accredito alla maratona di New York. Ha vinto gare un po' in tutto il mondo, in realtà, e ha corso in tutto il mondo, quindi credo che gli sia rimasto fuori solo l'Oceania, ma per il resto negli altri continenti ha gareggiato dappertutto, distinguendosi tra l'altro perché è riuscito a vincere una mezza maratona in Germania, ha vinto una gara in Francia, una 10 km in Francia, si è piazzato benissimo alla maratona di Honolulu e dignitosamente anche terzo, se non vado errato, in una gara in Cina, dove chiaramente i partecipanti erano tantissimi. E lo scorso anno è riuscito anche a centrare un prestigiosissimo poker di titoli italiani nella categoria M40 in quattro specialità diverse, si può dire, perché ha vinto le campestri, ha vinto la corsa in montagna, ha vinto la corsa su strada e ha vinto la mezza maratona. Quindi praticamente ha centrato tutti questi obiettivi. Nel frattempo ha conquistato anche la medaglia d'argento ai campionati mondiali master di corsa in montagna, in passato si era aggiudicato anche il titolo europeo di mezza maratona. Insomma, abbiamo parlato quest'oggi di un atleta, di un grandissimo atleta che è ancora in attività e che ancora probabilmente regalerà tante soddisfazioni ai suoi tifosi romagnoli. Non mancate di seguirci per le prossime puntate. Ciao a tutti.
Deco Industrie. Lucci Trasporti e Spedizioni SRL, sede operativa via Bondi numero 15, zona Bassette a Ravenna, telefono 0544 45 48 53, email lucci.trasporti@libero.it. Terre Cevico vi invita a visitare l'Enoteca Terre Cevico, via Fiumazzo 72, a Lugo, ed anche il suo nuovo punto vendita dentro Fico, fabbrica italiana contadina, a Bologna. Gruppo Consar, da oltre 40 anni radicato sul territorio e anche in tutta Italia con magazzini logistici, piazzali e depositi. Opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla City Logistic, offrendo anche molteplici altri servizi professionali alla grande industria e attività locali, operando attraverso un sistema di qualità certificato. Gruppo Consar è sinonimo di una solida realtà che si muove, cresce e si evolve, ora anche con nuove sedi a Forlì e Faenza. Consar, la garanzia di un grande gruppo con cui fare tanta strada insieme. Unipol Sai Assicurazioni, Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipol Sai sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/romagnafutura. Ti aspettiamo. La forza del gruppo Consar è da sempre nella logistica e nel trasporto integrato in Italia e in Europa ed è il risultato di una lunga storia. Una storia di uomini, di investimenti, di qualificazione e rinnovamento come Consar Service, un progetto nato nel 2019 destinato alla logistica per la piccola e media distribuzione, in modo particolare nel settore dei prodotti alimentari e della ristorazione a temperatura controllata, frutto di un investimento sia di tipo strutturale, creando magazzini hub per lo stoccaggio sia a temperatura ambiente che da 0 a meno 20 gradi di merci palletizzate, sia di tipo organizzativo, coordinato da un nuovo dinamico gruppo di giovani operatori. Ancora una volta, la forza, l'esperienza, la professionalità e ora l'innovazione del gruppo per percorrere assieme il futuro del trasporto. Consar Service. Se ti chiedi come io abbia affrontato oltre 70 tra maratone e ultramaratone, tra cui la Atene Sparta Atene, 246 km, la Ultra Milano Sanremo, 285 km e 5 volte la 9 Colli Running, la risposta sta qui, qui e qui. Natura Nuova, scopri la nostra passione per i frutti della terra. Dal cuore della Romagna, frullati e polpe della migliore frutta fresca, sempre con te. Tofu, seitan, tempeh, ricchi di proteine e biologici, l'alternativa vegetale sana e gustosa. Natura Nuova, un mondo più buono. In collaborazione televisiva con Assicop Romagna Futura, Gruppo Consar, Natura Nuova, Conad, Terre Cevico, Deco Industrie Scala, Randi Piadina, Lucci Trasporti e Spedizioni. MTB Ness è come me, fa le cose sul serio ma sempre con il sorriso. Quello che ti regala il nome dei suoi integratori. L'allenamento, la fatica, non mi fanno paura, nemmeno il buio. Yeah! Deco
Decasport Running Test, martedì 29 settembre dalle 16 alle 20. Esperti del settore running, Hoka, Saucony, Mizuno, ASICS saranno presenti per darvi le informazioni e rispondere a tutte le vostre curiosità sulle scarpe running presso Decasport via Ricci Curbastro 15, Sant'Agata sul Santerno. Decasport infoline e prenotazioni 0545 45 41 1. Terza e ultima parte di Run to You, undicesima puntata, e ovviamente al mio fianco c'è sempre il mio braccio destro o sinistro, dipende da dove ha scelto l'inquadratura Stefano Lanzanova in regia, Sabrina Sgalaberna, e allarghiamo il campo dello studio virtuale per salutare due nuovi ospiti che sono Paolo Belluzzi, responsabile delle politiche del disagio e disabilità della WISP Emilia Romagna, e Giacomo Cibelli, presidente della GAST Onlus. Sabrina, e insomma loro continueremo l'onda appunto dell'inclusione della disabilità che abbiamo cavalcato in questa puntata. Prego. Esatto, parliamo proprio con Belluzzi poi subito dopo con Giacomo, che abbiamo tenuto un pochino in attesa. Vi ringraziamo della vostra cortesia, perché il tempo è prezioso per tutti, ma voi siete preziosi doppiamente perché fate molto per gli altri, come tanti dei nostri ospiti, e noi vogliamo far conoscere queste realtà. Intanto, Belluzzi, parliamo di politiche legate al mondo della disabilità con lei, che ne è il responsabile per quanto riguarda WISP Emilia Romagna. Storie molto belle che mi hanno veramente commosso, ma soprattutto che grazie allo sport hanno anche evitato a volte l'utilizzo dei farmaci, ragazzi che sono riusciti anche a reintegrarsi, a volte entrare anche a far parte proprio come soci, come membri delle società in cui avevano comunque provato ad approcciare questo mondo meraviglioso che è lo sport per tutti di WISP. Sì, grazie. Intanto mi fa molto piacere che Vittorio mi abbia fatto salire su questo carro, ci dia questa opportunità. Mi fa molto piacere che ci sia Giacomo Cibelli, che rappresenta una realtà, non dico un momento finale, ma rappresenta la concretizzazione pratica di tutta una serie di scelte che la WISP sta provando a stimolare sul territorio. Noi come associazione siamo un'associazione di secondo livello, quindi in teoria ci rendiamo disponibili ad affiancare, a sostenere, promuovere i bisogni delle persone che attraverso lo sport o nello sport vorrebbero crescere. Noi abbiamo due assi temporali sui quali abbiamo sviluppato l'attività. Una è immediatamente all'inizio degli anni '80, voi ricorderete tutti che la legge Basaglia del 78, dagli anni '80 alcuni territori hanno cercato di interpretare la legge Basaglia in un modo estensivo, cioè facendolo diventare un patrimonio della comunità, e molte regioni e molte province hanno intercettato l'associazionismo di promozione sociale cercando di favorire la partecipazione attiva di queste persone alla vita di tutti i giorni. Siamo in uno spazio dedicato all'atletica o allo sport comunque della corsa, è una delle attività più importanti alle quali noi normalmente avviciniamo le persone che non abbiano interessi o necessità particolari rispetto allo sport, il camminare, i gruppi di cammino, di recente il Nordic Walking, sono le attività che i ragazzi della disabilità sia psichica che intellettivo relazionale, quindi in modo particolare i bambini e i ragazzi della sfera dell'autismo, utilizzano più frequentemente per cominciare ad avvicinare il proprio corpo al loro spostamento, perché alla fine stiamo parlando di creare la possibilità per cui tutte le persone imparino a vivere la comunità muovendosi nel modo migliore possibile. Riprendo un passaggio di Giacomo che mi ha colpito, scusa veloce, perché Giacomo ha fatto vedere uno spazio di una palestra, che è uno spazio fondamentale, poi chiudo questo passaggio, e perché noi adesso continuiamo in questo paese, purtroppo siamo gli ultimi, fanalino di coda, non so se nel mondo ma sicuramente in Europa, ma noi continuiamo a non considerare le palestre spazi di comunità e per quanto riguarda le scuole
aule didattiche dove si fa insegnamento ed educazione. Grazie Paolo, hai detto giusto, ti do del tu posso, perché io sono vicino a questi, a chi dice queste belle cose, sono assolutamente vicino, mi trovi assolutamente d'accordo, il tutto quello che hai detto, al di là anche della settimana di ritrovo in Riviera, che voi come WISP, per parte WISP, avete condotto in Esportiamoci in Tour, perché poi c'è stato il discorso Covid che vi ha un pochino rallentato, per non dire bloccato, con Ausle, che comunque ci aveva messo del suo nell'impegno, vero Bellotti? Assolutamente. Allora, Esportiamoci in Tour è una delle tante manifestazioni che, per quello sono partito dalla legge Basaglia, perché alcuni territori hanno poi dopo declinato le indicazioni che derivavano da Basaglia, avvicinando il sanitario al territorio. Quindi, ad esempio, Esportiamoci è una manifestazione che ha quasi 17, se non ricordo male, 17 o 18 anni di storia, nasce da una forte spinta del sistema sanitario, e poi dopo, giustamente o meno, è diventato uno spazio di comunità e la comunità si è allargata. Da 4 anni noi siamo stati chiamati dalle nostre società sportive, che sono 6 o 7 almeno, quindi sono società sportive a tutti i livelli e a tutti gli effetti, che fanno attività tutto l'anno e sono affiliate a WISP. Una di queste va a Pensiero di Parma, ma per citare solo una, ne potrei citare altre molte di più, a diventare parte attiva di questo progetto Esportiamoci. Da 4 anni, in modo particolare, sostenendo anche economicamente lo sviluppo dell'attività, così come avevamo fatto quest'anno presentando il progetto alla Regione, che predispone finanziamenti attraverso la legge 8. Il Covid ha impedito all'ASL di poter sviluppare la sua parte di programma, noi siamo andati avanti, noi comunque abbiamo raccolto l'esigenza di una settimana di sport e di benessere all'aria aperta, ma anche di vacanze, di quasi 80 ragazzi che sono stati là dal primo al 5, e siamo stati vicini alla loro quotidianità, quindi con le camminate, le passeggiate, il Nordic Walking, il risveglio muscolare, lo stare insieme semplicemente. Quest'anno la circostanza ha determinato che questi 60-70 ragazzi praticamente non avevano nessun riferimento, né degli educatori professionali, dei tecnici della riabilitazione delle cooperative, tantomeno quelli dell'AS. Quindi è stata una prima vacanza vera da soli. Questa iniziativa di Viserba dal 1 al 5 è all'interno di un progetto che si sta articolando, è ancora attivo. Sabato saremo a Ferrara a visitare la città, sempre ancora una volta camminando sui viali, usando il Nordic Walking, giocando magari a qualcosa, ma soprattutto stando insieme. E poi saremo il 23 a Modena per un gioco di gruppo del bowling, che è una di quelle attività che ci consente facilmente di rispettare tutte le prescrizioni per la prevenzione Covid, e poi chiuderemo questo percorso il 27 a Parma, a Medesano, dove visiteremo ancora una volta a piedi, ancora una volta camminando, ancora una volta incontrando persone e ambiente naturale, tutta la zona delle terme, con un percorso ciclopedonale molto bello, con la collaborazione del Comune e della WISP di Parma. Quindi qua si conclude Esportiamoci di quest'anno, e speriamo ci sia la 19ª e la 20ª edizione, che ancora una volta si possa riprendere. Allora io rinvio a WISP per quanto riguarda tutte queste belle cose di cui hai appena parlato, Paolo. Ma voglio passare sempre facente parte dello stesso argomento, perché di inclusione di ragazzi che sono diversamente abili come tutti, diversi come tutti, abbiamo detto poc'anzi, caro Giacomo Cibelli, con gli ospiti che ci hanno preceduto, quelli della Fondazione Dopo di Noi, il già presidente che ci ha parlato di questi ragazzi meravigliosi, diversi come tutti, perché è così che siamo, diversi come tutti. E GAST, che sta per giochiamo anche se triboliamo, e qui la dice lunga sul fatto che c'è tanta voglia di fare, nonostante siano tanti disagi, direi che persone come te, come la tua onlus, si presentano da sole, e soprattutto vogliamo ricordare che hanno tante cose da dire, e proprio questa mattina in conferenza stampa avete presentato qualche cosa. Domani, conferenza stampa domani. Ah, stamattina, sì, scusa. Allora sì, stamattina presentiamo
È un progetto importantissimo che su un portale di crowdfunding, per un crowdfunding sul portale Idea Ginger, è un progetto che è arrivato alla sua terza edizione, si chiama, il progetto viene chiamato Corri con Stefano, e questo progetto ha permesso nelle ultime due stagioni a oltre 45 bambini portatori di autismo o di altre disabilità intellettive relazionali in un range di età dai 3 agli 11 anni di fruire di attività motorie educative in modo continuativo. È un progetto che ha avuto la partnership della neuropsichiatria infantile, tra gli altri, con cui collaboriamo con gli educatori della cooperativa che, diciamo, si occupa per la neuropsichiatria infantile e accompagnano in palestra, diciamo, questi bambini. Questo progetto è un progetto importantissimo, quindi noi attraverso questo portale di crowdfunding miriamo a finanziare l'edizione del 2021 in modo tale che questi percorsi per loro siano gratuiti. La gratuità è una cosa importante per questo progetto, sia come segnale, che di cui parlerò tra pochi minuti, ma anche per permettere di non escludere nessuno. Nessuno toglie il valore all'educazione fisica motoria, ma in questo progetto vorremmo che non ci fossero esclusioni, perché non me lo posso permettere, perché non me l'hanno detto, quindi di mettere tutti i ragazzi e le famiglie, diciamo, sullo stesso livello. L'altro aspetto fondamentale, diciamo che è un cruccio di Gast degli ultimi anni, è che noi speriamo con queste edizioni che si susseguono, con i risultati che portano, di convincere le istituzioni, per quello che ci riguarda locali ma regionali, vorremmo allargare questo, diciamo, questo discorso anche ovviamente a un territorio più ampio di quello di Italia, sul fatto che queste attività possono avere un impatto estremamente importante. Come diceva Paolo prima, lo sport purtroppo ha delle colpe, ma è relegato in delle posizioni minore. Lui parlava delle palestre come aule. Io credo che lo sport in qualche modo dovrebbe essere rivisto a partire da tutta l'età infantile, però non apro una parentesi che ci terrebbe qua. Probabilmente magari un altro giorno affrontiamo il discorso in un tempo, in un modo molto molto ampio. Questo tipo di attività motorie possono essere, devono essere dentro ai percorsi di educativi che a questi bambini vengono offerti dal nostro sistema. Serve una rete importante per garantire a questi bambini questo tipo di attività come diritti. Le attività motorie, educative e sportive sono un diritto per tutti i bambini. Questi bambini con queste esigenze speciali hanno bisogno di percorsi speciali, competenti, per far sì che non ci siano esclusioni, per far sì che ne abbiano l'opportunità. Già hanno delle difficoltà, se non riusciamo a investire fin da bambini nel costruire cassette degli attrezzi che possono avere nelle loro tasche da spendere, ecco, il futuro può diventare ancora più complicato, o possiamo semplicemente dare più opportunità. C'è bisogno di fare progetti di rete ampi, e quindi, diciamo, questa terza edizione e il convegno, appunto, che ci sarà il 2 di ottobre, porterà i risultati di 2 anni di progetto. 2 studi universitari che ne hanno valutato l'efficacia, e pian pianino pensiamo che, insomma, condividendo questi risultati, queste attività, ci possano effettivamente costruire reti per far sì che questo tipo di attività possa essere anche più garantito da un sistema che secondo noi è doveroso in una regione come la nostra. Un grande lavoro il vostro, che dal 2008 ha varie sportive per quanto riguarda le persone con disabilità, e sono tra le società davvero più attive in tal senso, vero? Parliamo poi anche del comune di Reggio Emilia, giusto Giacomo? Sì, le attività vengono svolte prevalentemente nel comune, nella provincia di Reggio Emilia. Diciamo, Gast ha, da quando è nata, ha pensato che le esigenze di queste persone erano effettivamente specifiche. Probabilmente si parlava spesso di sport, disabilità, delle volte ci si fermava un po' troppo in superficie e magari molti facevano fatica a trovare risposte, perché poi nel concreto mancavano appunto risposte, mancavano competenze, mancavano modalità, diciamo, operative, mancava
mancava una serie di... e in qualche modo Gast ha cercato di dare risposte partendo dal singolo, quindi attraverso progetti individualizzati di una persona alla volta, che pian pianino sono diventati gruppetti, e quindi ha incominciato a proporre attività. Oggi abbiamo una serie di progetti attivi, sono 8 macro aree, riusciamo a lavorare su, appunto, con le attività motorie in palestra, con la disabilità fisica, con la disabilità intellettiva relazionale, riusciamo a lavorare con la piscina, ovviamente, con il nuoto, abbiamo gli sport legati al territorio, quindi l'outdoor, lo sci, facciamo collaborazione con le scuole. Il concetto però è sempre quello, come abbiamo detto prima, i ragazzi con disabilità, anche gli stessi bimbi con autismo, non ce n'è uno uguale all'altro, non possiamo nasconderli o etichettarli dietro a uno stereotipo, sono persone che hanno esigenze. Partiamo da loro, dalle esigenze, cerchiamo di costruire qualcosa insieme per sostenerli proprio nel percorso di attività, di inclusione, di dignità, di esigenze di attività motoria. Altro campo gigantesco. Tu Paolo, poi mi fermo, se sì. Posso. Che ha guidato sempre come faro Gast è stato questo: noi siamo insegnanti di educazione fisica, siamo laureati in scienze motorie come staff. Io sono stato il primo a insegnare, oggi insegno un po' meno, ci sono altre cose da fare, ma siamo insegnanti, io ti devo insegnare. Tutte le volte che vieni in palestra dobbiamo lottare insieme per imparare un qualcosa di nuovo. Questo, al di là del risultato, crea un percorso, crea un rapporto, costruisce il senso di andare in palestra giorno dopo giorno, e da lì quindi la motivazione, la progressione, che tu abbia 3, 4, 5, 50, 60 anni. Poi ovviamente è una materia molto troppo ampia per gestirla in pochi minuti, ecco. Però cercavo di dare un po' così un senso di quello che noi abbiamo cercato di portare dentro al nostro mondo. Allora, per giocare accanto ai bambini di Gast, Onlus, vi invitiamo ad andare su Idea Ginger per la raccolta fondi molto importante. Io vi prendo come esempio, sollecito Paolo Belluzzi di portare questa cosa anche in Romagna. Dovevamo avere con noi, purtroppo sono impegnati in allenamento quest'oggi, tu pensa Paolo, Loris Cappanna e Luca, un ragazzo autistico che ha guidato Loris Cappanna tempo fa in un allenamento, lui è autistico e Loris è cieco. Vi ho detto tutto, insomma, sono esempi che abbiamo anche noi qui in Romagna e che vogliamo incentivare sempre di più. Vi salutano, non sono presenti perché entrambi si stanno allenando, Loris è un atleta paralimpico, Luca sta facendo grandi lavori per quanto riguarda i colori azzurri, quindi insomma, diciamo che anche noi qui abbiamo degli esempi, ma forse che io ne sia a conoscenza, Belluzzi, non so, non ci sono società che lavorano in così alacremente o smettitemi, come Giacomo Cibelli, che è il presidente appunto di Gast. Allora, parte che Giacomo, io e Giacomo ci siamo sentiti, visti, iscritti un milione di volte, è la prima volta che ci vediamo di persona, e quindi vero. Vi ringrazio anche di questa occasione. No, adesso io non vorrei sembrare presuntuoso, ho uno spaccato piuttosto articolato e abbastanza completo di quello che succede in Emilia Romagna, e ho fatto parte di un gruppo di lavoro della WISP nazionale di fine anni 90 che si chiamava Progetto H Sport, che serviva per mappare la realtà nazionale dentro al sistema della WISP e poter vedere, individuare anche buone pratiche. Il percorso che ha fatto Gast e che ha fatto Giacomo come apripista e ha saputo coinvolgere, così non è presente in altre realtà, e mi fermo alla realtà emiliano-romagnola. Però è altrettanto vero che alcuni territori in Emilia Romagna hanno declinato un intervento di sistema molto articolato e interessante in risposta alla chiave di lettura che affrontavano e la modalità di utilizzo delle risorse del territorio, quindi a Piacenza piuttosto che a Parma o a Modena o a Bologna o a Ferrara ci sono delle modalità diverse di relazione fra il sistema ASL, l'ente locale, le risorse pubbliche e l'associazionismo di promozione sociale. Un percorso molto interessante è stato quello della nascita delle società sportive animate da disabili psichici, i loro familiari, i loro amici e i tanti educatori volontari. Questa roba è nata in Emilia Romagna, è nata a Parma con la Va Pensiero, che è stata l'apripista, come per altri aspetti Giacomo ha fatto con Gast,
e ha fatto scuola, e oggi dopo Parma ci sono nate numerose altre realtà. A Bologna ce ne sono quattro, a Ferrara ce n'è una molto interessante. A Ferrara c'è un percorso del sistema sanitario che ha messo attorno a un tavolo la WISP e l'ente locale, hanno dato vita a un centro sociale che è sostenuto e finanziato da tutti e tre i soggetti. Questo centro sociale ha fatto nascere un'associazione di cittadini che è una onlus a tutti gli effetti, amministrata e gestita dai pazienti, dagli ex pazienti psichiatrici. I territori emiliano-romagnoli hanno risposto con modalità diverse. Modena, da dove parlo io, dove ho anche un ruolo di responsabile di progetto, noi ormai dal 2010, quindi sono 10 anni che abbiamo una convenzione con il Dipartimento di Salute Mentale, sia per il centro di salute mentale, quindi gli psichiatrici adulti, sia per la neuropsichiatria infantile. Quest'anno celebriamo il 10° anno e mettiamo in palestra o in piscina indicativamente 300 persone, 180 bambini nella fascia d'età 6-18 anni e 120 disabili adulti dell'area psichiatrica. Però una modalità, ad esempio, che non è riprodotta a Reggio, non è riprodotta a Bologna, e a Piacenza c'è un appalto di servizi che viene gestito in un'altra modalità. L'Emilia Romagna c'è, potrebbe essere più articolata, potrebbe essere messa più in rete, potrebbero essere dei comportamenti più uniformi. Romagna, ti interrompo un attimo, guarda, vai. Facciamo così, io ti rinvito, ti prendo già in parola, ti reinvito, perché Enrico, mi è venuta una mezza idea, visto che anche Loris Capanna ha un'associazione a Onlus che Non ho paura del buio. Coinvolgiamo il sindaco di Forlimpopoli, coinvolgiamo l'ausla Romagna, mettiamoci a lavorare tutti assieme, mettiamo Loris come esempio di vita e come motivatore, anche se ovviamente è disabile, quindi ha dei problemi di visus, però insomma cerchiamo di creare qualcosa, tiriamo fuori qualche cosa di fattibile, ragazzi, anche da questa che mi sembra sia stata la puntata molto molto produttiva. Paolo, mi dai una mano a organizzare qualcosa qua in zona, per favore? Ah, vogliamo creare qualcosina? Forlimpopoli ha una onlus, una rete di onlus molto importante. Io ero lì l'anno scorso invitato su un convegno sull'autismo a Forlimpopoli, e quindi è sicuramente la sede ideale per far partire un humus di cultura diversa. Allora, mi prendo la responsabilità di parlare col sindaco personalmente, i giornalisti, Enrico, se io invece mi prendo la responsabilità di interrompervi, perché sennò ci tagliano e ci mandano a casa, quindi vi ringrazio, ringrazio Paolo Belluzzi, ringrazio Giacomo Cibelli, grazie, di essere con noi, e ovviamente ciao, ringrazio Sabrina Sabrina di essere stata qui al mio fianco. Noi ci vediamo come sempre la prossima settimana, ma non prima di avere ascoltato i consigli di Giorgio Reggiani, il nostro allenatore di corsa, che oggi vi parla del recupero sugli infortuni, e quindi un argomento che bene o male chi corre a piedi insomma ha affrontato almeno una volta nella propria carriera. E dunque grazie per essere stati con noi, a giovedì prossimo ore 19:15 sull'Epida, venerdì prossimo ore 20:45 su Sport2U. Un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito, arrivederci. Torniamo in collegamento con Giorgio Reggiani, la nostra rubrica dedicata alla tecnica, all'allenamento. Giorgio, io vorrei chiederti, perché capita, no? Capitano gli imprevisti, i problemi dal punto di vista muscolare, fisico, infortuni, ci si rompe e poi invece però si vuole riprendere ad allenarsi e tornare quelli che si era prima. Allora, i tuoi consigli in caso di infortunio muscolare, come si può riprendere, diciamo, dopo il tempo di riposo dettato dai sanitari, come si può riprendere l'allenamento? Diciamo che l'infortunio in genere capita quando non si è allenati a dovere, a meno che uno faccia una specialità talmente intensa, tipo la velocità o i salti, allora lì c'è un impegno talmente totale delle nostre fibre muscolari che è più facile. Nel nostro campo del mezzo fondo, fondo prolungato, se uno è allenato bene, ecco, il problema nasce quando uno
inizia o perché ha avuto una sosta di qualsiasi tipo, mettiamo come quest'anno abbiamo avuto 2 mesi di inattività, e uno magari per riprendere magari ha un po' di fretta, e invece di iniziare con gradualità inizia un po' a spombattuto pensando di recuperare il tempo perduto. Invece è sbagliato, praticamente uno deve iniziare come se fosse, non dico la prima volta, però a iniziare con carichi molto non impegnativi, sia dal punto di vista della quantità che della qualità. Quindi iniziare con magari anche con 20 minuti, iniziare anche alternando magari 2 minuti di corsetta, 1 minuto di passo, 2 minuti di corsetta, 1 minuto di passo, così anche per una mezz'oretta farà 3-4 allenamenti di questo tipo, poi magari proverà a fare 20 minuti continuati, si ferma, fa un po' di rilassamento, fa qualche allungo, variazione in progressione e così via, finché arriverà ad avere quella, diciamo, quella quantità di lavoro sulle spalle e sulle gambe che gli possano permettere di fare degli allenamenti veri in funzione della gara che devo fare. Ecco, quindi il consiglio è quello di non aver fretta per non incorrere appunto in problemi dopo tendine o articolari, o che so io, se corri male magari corri troppo sulla schiena, dolori lombari. Ecco, quindi dosare le forze, e a volte io dico che vale più un riposo che non 10 allenamenti, quindi ascoltare il proprio corpo e non avere fretta. La nostra speranza è che questi consigli non servano a nessuno, perché non si fa male a nessuno, però ogni tanto capita, e quindi bisogna che ovviamente si rispettino il più possibile le regole, magari anche a volte non scritte, ma molto molto importanti, della ripresa, della ripartenza. Grazie Giorgio Reggiani, noi ci vediamo la prossima settimana con i tuoi consigli preziosi. Ok. Deco Industrie. Lucci Trasporti e Spedizioni SRL, sede operativa via Bondi numero 15, zona Bassette a Ravenna, telefono 0544 45 48 53, email lucci.trasporti@libero.it. Terre Cevico vi invita a visitare l'Enoteca Terre Cevico, via Fiumazzo 72, a Lugo, ed anche il suo nuovo punto vendita dentro Fico, fabbrica italiana contadina, a Bologna. Gruppo Consar, da oltre 40 anni radicato sul territorio e anche in tutta Italia, con magazzini logistici, piazzali e depositi. Opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla City Logistic, offrendo anche molteplici altri servizi professionali alla grande industria e attività locali, operando attraverso un sistema di qualità certificato. Gruppo Consar è sinonimo di una solida realtà che si muove, cresce e si evolve, ora anche con nuove sedi a Forlì e Faenza. Consar, la garanzia di un grande gruppo con cui fare tanta strada insieme. Unipol Sai Assicurazioni, Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipol Sai sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/romagnafutura. Ti aspettiamo. La forza del gruppo Consar è da sempre nella logistica e nel trasporto integrato in Italia e in Europa, ed è il risultato di una lunga storia. Una storia di uomini, di investimenti, di qualificazione e rinnovamento come Consar Service,
un progetto nato nel 2019 destinato alla logistica per la piccola e media distribuzione, in modo particolare nel settore dei prodotti alimentari e della ristorazione a temperatura controllata, frutto di un investimento sia di tipo strutturale, creando magazzini hub per lo stoccaggio sia a temperatura ambiente che da 0 a meno 20 gradi di merci palletizzate, sia di tipo organizzativo, coordinato da un nuovo dinamico gruppo di giovani operatori. Ancora una volta, la forza, l'esperienza, la professionalità e ora l'innovazione del gruppo per percorrere assieme il futuro del trasporto. Consul Service. Se ti chiedi come io abbia affrontato oltre 70 tra maratone e ultramaratone, tra cui la Atene Sparta Atene 246 km, la Ultra Milano Sanremo 285 km e 5 volte la 9 Colli Running, la risposta sta qui, qui e qui. Natura Nuova, scopri la nostra passione per i frutti della terra. Dal cuore della Romagna, frullati e polpe della migliore frutta fresca, sempre con te. Tofu, seitan, tempè, ricchi di proteine e biologici, l'alternativa vegetale sana e gustosa. Natura Nuova, un mondo più buono. In collaborazione televisiva con Assicop Romagna Futura, Gruppo Consar, Natura Nuova, Conad, Terre Cevico, Deco Industrie Scala, Randi Piadina, Lucci Trasporti e Spedizioni. MTV Nash è come me, fa le cose sul serio ma sempre con il sorriso. Quello che ti regala il nome dei suoi integratori. L'allenamento, la fatica, non mi fanno paura, nemmeno il buio. Yeah! Deca Sport Running Test, martedì 29 settembre dalle 16 alle 20. Esperti del settore running, Hoka, Saucony, Mizuno, Asics saranno presenti per darvi le informazioni e rispondere a tutte le vostre curiosità sulle scarpe running presso Deca Sport, via Ricci Curbastro 15, Sant'Agata sul Santerno. Deca Sport, infoline e prenotazioni 0545 45 41 1.